Ciao, io sono Fabio Gallerani e stai ascoltando il Powercast. In questo podcast voglio aiutarti a vivere il tuo potenziale, liberarti dai tuoi limiti e vivere una vita straordinaria. Ovunque tu sia nella tua vita, non importa. Il mio obiettivo è darti un messaggio di forza, coraggio ed azione. Ci hai provato, hai fallito, ma non ti sei dato per vinto. Hai cambiato strada e fatto qualche risultato. Ma ancora, dopo poco, hai fallito. Dando la colpa del tuo fallimento all'esterno. Sai una cosa? L'unica colpa del tuo fallimento è solo tua. Questo è un podcast, un powercast dedicato all'essere all in nella vita. All'essere all in vuol dire quando decidi di non avere alternative. Quando scrivi il tuo piano B in un foglio e strappi quel foglio. Quando decidi che è arrivato il momento di dire basta e di andarti a prendere quello che ti meriti. Ora, se ti riconosci nelle prime parole che ti ho appena detto, nelle parole in cui ti rivedi quando cambiavi strada e non ce la facevi comunque, quando davi la colpa agli altri di un fallimento che sembrava perseguitarti, sai una cosa, hai ragione. La colpa è stata solo una, non sei stato all in ciò che fai. Hai avuto alternative, ti sei dato alternative, hai ascoltato le opinioni altrui, ti sei lasciato distrarre ed influenzare da persone che in realtà non erano nel tuo percorso, persone esterne che ti osservavano giudicandoti e non capivano perché ti impegnassi così tanto in quel progetto. Oggi esiste un dramma molto importante nel mondo imprenditoriale, soprattutto digitale, di persone che continuamente cambiano strada, confuse che la strada che hanno intrapreso senza risultati non sia quella che fa per loro. La realtà è che se non riesci a scegliere e a concentrarti su una strada e non lasciarla mai, questo settore non fa per te. Non è la strada che è sbagliata, sei tu che non sei adatto a questo settore. Perché il mondo digitale è all in o all out. All in vuol dire che prendi la decisione di non avere alternative, di non avere distrazioni e di non darti orari, mentalmente e fisicamente. Non devi avere alternative sull'obiettivo che ti sei prefissato, perché sul web la competizione è atroce. Ci sono 2 miliardi di persone che potrebbero in teoria competere con te, che potrebbero creare contenuti, che potrebbero fare in modo di creare un prodotto o servizio o di promuovere un prodotto o servizio altrui e promuoverlo sul mercato, diventando tuoi competitor. E quindi l'unico modo che tu hai di battere queste persone è essere all in. Non ascoltare le opinioni altrui, non farti scoraggiare da ciò che pensano gli altri di te, non farti buttare giù dai feedback magari del tuo nuovo cliente che ti dice che non vali nulla, perché la strada verso l'eccellenza è dura, è impervia e solo pochi hanno il coraggio di perseguirla. L'unica via al successo è essere all in con mente e corpo, dedicato completamente ad una cosa, farcela. Quindi, se in questo momento sei la tipica persona che salta da un progetto a un altro, avendo pochi e scarsi risultati, hai capito che la colpa in realtà non è tua. Perché se non sei all in realmente e compromesso con te stesso, non ce la puoi fare. Quindi non hai nessuna colpa. Voglio che tu ti perdoni e da oggi tu prenda una decisione. Questa è la strada che voglio perseguire e la faccio andando all in. All in significa che qualsiasi cosa accada durante la via, lungo la strada, non mi lascerò scoraggiare dalle persone, dai fatti, dalle circostanze, dagli scarsi risultati che sicuramente otterrò all'inizio. E quindi fammi una promessa, fatti una promessa. Quando ce la farai veramente, condividi il tuo percorso con gli altri. I cardini della cultura all inners, delle persone che vanno all in e riescono a perseguire il successo, ad inseguire l'eccellenza, sono sempre gli stessi. Isolamento, sofferenza evolutiva, raggiungimento del successo e condivisione con gli altri. Purtroppo dovrai lasciare persone indietro, persone che ti rallentano, persone che non credono in te, ma che in realtà ti vogliono accanto, perché si sentono sole se tu avrai successo. Io ti invito invece a lasciar perdere queste persone e se lo vorrai un giorno potrai tornare ad aiutarle, perché ricordati, senza successo, senza denaro e senza capacità di aiutare altre persone nella materia, materialmente, in questa economia spietata,
Beh, non puoi far tanto per loro adesso. Quindi parti per il tuo viaggio dell'eroe, un viaggio circolare che ti porterà allo stremo delle tue forze, un viaggio che ti porta a scoprire te stesso, a trovare persone che ti guidano lungo la via, diventando luce per te nel tunnel, e diventa quella persona che sei destinato a diventare. E quando lo farai, promettimi una cosa: tornerai indietro ed aiuterai altri come te nel tuo percorso a farcela ugualmente. Questa è la cultura All-Inners, questo è uno stile di vita di chi non molla mai. Io sono Fabio Gallerani, grazie per l'ascolto, sono il punto di riferimento di imprenditori e professionisti che vogliono di più dalla propria carriera. Aiuto queste persone a diventare autorità nel loro settore, elevandosi dai competitor, annullando la concorrenza, attraendo contatti e trasformando ogni richiesta di info in cliente che paga e ti dice grazie. Grazie per avermi venduto il tuo prodotto o servizio, perché mi hai tirato fuori dalla sofferenza. Se vuoi saperne di più e conoscere di cosa mi occupo, visita il mio sito fabiogallerani.com. Posso sicuramente aiutarti a risolvere una situazione difficile, ma che meriti di risolvere. O se vuoi più contenuti gratuiti, visita il mio canale YouTube Fabio Gallerani Official o la mia pagina dedicata al mio podcast powercast.it per ascoltare altri audio come questo. Mi raccomando, vai all in in quello che fai e promettimi che quando ce la farai, aiuterai altre persone a seguire i tuoi passi. Ti mando un abbraccio, a presto!